Indovina un po', guarda qua. 2 biglietti per il Faust. Cosa ne dici? Tante grazie. E perché non ci va lei, quella vecchia strega? Non avrà tempo. Ah, lei il tempo non ce l'ha, noi invece lo dobbiamo trovare. Ma sei proprio un ingrato. È chiaro che quella lì ce l'ha con noi, altrimenti perché verrebbe a regalarceli a noi, i suoi biglietti? Ma voleva solo farci un piacere. Ah, un piacere lei a noi. Ma come si fa ad essere così vanitosi? Si può sapere perché ti fai così bello? Piaci a me e non hai bisogno di piacere a nessun'altra. Magari a teatro capito seduto vicino a una bella ragazza. Giusto a te guarderà quella. Guarderà il Faust. Scrivo che non ci siamo perché siamo assenti. Scrivi, Monaco, virgola. No, scrivo caro. Ma com'è che si chiama? Visto che sei suo padre, dovresti almeno saperlo come si chiama tuo figlio. Visto che sei sua madre, dovresti saperlo tu più di me. E che lo chiamiamo sempre figliolo, ma come diamine si chiama? Aspetta, vado a chiederlo alla vicina. Ma no, ma dovremmo pure arrivarci da soli. Oh, Gesù Maria e San Giuseppe. Giuseppe! Allora scriverò perché abbiamo modo. No. Perché possiamo? No. Perché vogliamo? No. Perché? Dovremmo andare. Sì, ma quando lui arriverà, noi saremo già usciti. E allora scrivi, siamo andati. In caso il teatro dovesse finire, forse verremo sicuramente a casa. Ti salutano. Con osservanza. I tuoi usciti, i genitori, unitamente a tua madre. Dicendo genitori, la madre è già compresa. E poi ci metto un punto, sono quel cretino va avanti a leggere. Se non mi lasci in pace non sarò mai pronto. Cosa c'è adesso? Devi allacciarmi il colletto, altrimenti lo scaravento dentro la scuola. No, c'è un attimo il ferro. Cretina che non sei altro. Ti sembra il modo di porgere il ferro? E come dovrei porgerlo? Così? Cretino! Tu, vieni ad allacciarmi il vestito, che da sola non ce la faccio. Mamma mia, di nuovo alle prese con quei 500 gancetti. No, non avere paura, ci ho fatto mettere la cerniera lampo. Certo, prima era tremendo. Si riusciva appena a chiudere un gancetto che se ne riapriva un altro. E quando mi svestivo, appena avevo aperto un gancetto, già se ne era richiuso un altro. Ehi, guarda, potevamo guardarci prima. C'è scritto quando comincia. Inizio, ore 8. Ecco, chi è che aveva ragione? Io, e sempre la donna, ad aver ragione. C'è scritto qua, nero su bianco. Inizio, ore 8. Sì, è vero. Inizio ore 8, venerdì 17 luglio. Come sarebbe venerdì? Inizio ore 8. Venerdì 17. Ma oggi è giovedì. Te l'avevo detto.